Benvenuti a questa terza lezione di contrappunto. Tratteremo del contrappunto di terza specie, a due parti sempre, ma in questo caso quindi quattro note contro una. Questo tipo di contrappunto valgono le stesse regole e si usano le stesse tipologie di intervalli utilizzate nelle specie precedenti. Si inizia il contrappunto dopo una pausa di quarto, ossia l'equivalente di una suddivisione del tempo, dato che stiamo utilizzando il tactus alla minima. Si termina poi con una nota da un intero, sulla tonica, in ottava o in unisono. Nel contrappunto di terza specie capita con ancora maggior frequenza di utilizzare note di passaggio o di volta, che poi non sono altro che note di passaggio che, anziché muoversi per grado congiunto verso un altro suono, tornano al suono di partenza, appunto di volta, come dice il nome stesso. Le note di volta sono sempre ammissibili e molto utili, salvo sulla sensibile, dove vanno evitate. Ebbene, rispetto a questi movimenti bisogna essere piuttosto cauti in alcune situazioni. Se è ottima la situazione che si crea tra le due voci, come riportato in questo passo nella figura, decisamente meno buono diventa lo stesso procedimento quando coinvolge la sensibile. Nell'esempio riportato, con un contrappunto in Do, il procedimento è considerato cattivo, di cattivo suono, perché ne risulta un raddoppio della sensibile con un passaggio in quarti Do Si al di sotto della sensibile stessa, la nota Si, del valore di un intero, che appunto è nella voce superiore. Anche in questa specie bisogna fare molta attenzione ad evitare i parallelismi vietati. Vale lo stesso principio già enunciato nella specie due note contro una, ossia che posso far seguire ad una quinta un'altra quinta quando tra i due intervalli passa almeno una battuta, equivalente di due tactus. Lo stesso dicasi per le ottave. In questa tipologia di composizione in contrappunto è quanto mai utile esercitarsi a lungo, magari anche ripetendo spesso gli stessi esercizi, dato che si possono affrontare in maniera diversa, con una diversa partenza, con un diverso andamento melodico, eccetera. Bene, come nelle lezioni precedenti, vi lascio ora ad una piccola esercitazione pratica. Spero di esservi stato utile, vi lascio con un arrivederci alla prossima lezione e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Con questa breve esercitazione lavoro su questo cantus firmus tratto dai cantus firmus elencati in appendice al trattato del Koechlin, in questo caso un cantus firmus di Gabriel Fauré, secondo quanto riportato è uno dei temi assegnati ai concorsi del Conservatorio di Parigi, in questo caso del 1917. Dunque l'ho messo nella riga superiore, come dicevo, e quindi eseguirò il contrappunto nella riga inferiore. Posso iniziare solo in unisono in ottava, quindi a questo punto inizio in ottava la mia pausa di quarto, sol, ecco, in questo caso no, meglio di no, perché avrei il la dissonanza presa sulla suddivisione forte del secondo tempo, quindi preferisco fare, eccolo qua, anche se apparentemente è un piccolo movimento in arpeggio. Sesta, quindi ecco un classico piccolo movimento da contrappunto a quattro parti. Qui vado sulla sesta, qui sesta e sesta, quindi questo sembra una tonica di sol, ma mentre qui risulta come tonica di primo grado, qui sembra un bel procedimento quinto sesto, quindi suona anche molto bene. Piccola nota di volta. Qui vado sul Do che fa la terza, Sol, piccola scaletta, no, ripensandoci questo non mi piace molto, preferisco mettere un'ottava, così faccio un salto più morbido, anche se la Do era un intervallo di sesta e col Mi invece disegno un piccolo movimento di quarta, vabbè, dopo lo suonerò e eventualmente cambierò idea se possibile.
Sol terza fa nota di passaggio, mi quinta bene, re si sesta, anche qui posso tornare nuovamente sulla nuova sesta, quindi mi anche qui posso fare un piccolo procedimento, quei classici movimenti di contrappunto, quattro note contro una, quindi anche qui mi suona bene, qui ancora meglio perché dalla sesta passo alla terza. No, forse meglio che scenda. Ho appena fatto un piccolo salto ascendente, quindi forse è meglio che compensi con un movimento discendente. Metto ancora una piccola scaletta, fa la terza, mi nota di passaggio anche se è una quarta, re la quinta, do la sesta, benissimo, direi che va bene. Ora qui potrei scendere. Se scendo ancora rischio di arrivare a Sol e fare un'estensione di settima, forse è meglio che inverta la direzione, così interrompo la linearità melodica che può risultare dissonante tra Fa e Sol, come avevo intenzione, quindi il Sol lo posso mettere qui, così faccio la terza con il mio canto. Questo classico procedimento ancora, come dicevo prima, questa volta invertito. E beh, qui posso saltare di quarta, vado su una sesta col Cantus Firmus e faccio la mia scaletta conclusiva tradizionale ormai. Eccola qua. Ok, vediamo un po' come suona.